Buona serata a tutti voi che state guardando Rossini TV. Questo è un nuovo spazio dedicato a Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord e quindi con noi questa sera abbiamo il direttore Amerigo Varotti. Benvenuto Amerigo. Grazie, buonasera. È sempre un piacere ospitarti perché quando ci sei tu parliamo di turismo, parliamo di itinerari, parliamo di aziende e allora io partirei proprio dagli itinerari perché insomma state coinvolgendo davvero tanti comuni nella nostra provincia di Pesaro Urbino e la new entry è proprio il comune di Apecchio. Sì, Comune di Apecchio ha aderito per il 2022 a questo progetto itinerario della bellezza che è un progetto unico nel nostro territorio regionale che mette in rete le diverse amministrazioni comunali, in questo caso siamo arrivati a 14, insieme con un soggetto che è la Confcommercio che professionalmente si dedica alla promozione turistica, alla comunicazione delle valenze, del valore del territorio. 14 comuni, ma non è finita, perché siamo in questi giorni proprio in discussione con altre amministrazioni comunali che, visto il buon lavoro e i risultati anche dell'azione che noi svolgiamo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre, stanno valutando con noi la possibilità di entrare nell'itinerario della bellezza 2022, che presenteremo come tutti gli anni a Milano in occasione della BIT che è stata riconfermata per la fine di febbraio del 2022. Ma contemporaneamente all'adesione del Comune di Apecchio che ci riempie di soddisfazione e Qui a poi Becchio c'è la birra c'è la artigianale, birra, ma c'è ci sono poi tante un cose. particolare che a noi ci interessa molto e che è la presenza di Ottaviano degli Ubaldini, quindi della famiglia Ubaldini, la Rocco Ubaldinesca, che lega Apecchio al progetto itinerario delle Rocche e soprattutto lega Apecchio a quelli che saranno i grandi progetti del 2022 che porteremo avanti in occasione dei 600 anni della morte di Federico da Montefeltro, che come sappiamo era il fratello di Ottaviano degli Ubaldini. Quindi c'è un legame forte tra Apecchio e le iniziative che abbiamo fatto sinora e soprattutto con quelle che faremo nel 2022. 2022 che peraltro avrà anche tante iniziative, sia appunto in ossequio a questi 600 anni di Federico da Montefeltro e quindi riporteremo in auge l'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, che era questo architetto straordinario che Federico da Montefeltro chiamò a corte per completare il Palazzo Ducale e fortificò il Ducato e quindi faremo nuove iniziative anche con una mostra itinerante delle copie anche in 3D delle Rocche di Francesco Di Giorgio. Ma soprattutto nel 2022 presenteremo novità assoluta, l'itinerario del mototurismo delle Marche, quindi saranno 15 itinerari, 3 per ogni provincia, coinvolgeremo tutta la regione. In questi giorni, anche con l'Associazione Terra dei Piloti e dei Motori, stanno girando per tutta la regione per mappare gli itinerari, per individuare location, ristoranti, aziende. Bello. Quindi diventerà un progetto veramente molto corposo, anche la guida. Sarà di 130 pagine, quindi sarà Caspita. veramente uno strumento Bello. unico e sarà molto utilizzato dagli appassionati di E mototurismo, sono tanti. un segmento in forte Sì. crescita. Sì. Quindi, insomma, stiamo veramente facendo Tante cose. Allora, tante prima di andare a iniziative. parlare del prossimo anno, parliamo di questo anno perché nei prossimi mesi accadranno tantissime cose. Ad esempio, a metà dicembre, presenterete, insomma, tutte le novità riguardanti gli itinerari. Sì, abbiamo deciso di organizzare una convention dell'itinerario della bellezza 2021-22, perché vogliamo raccontare agli amministratori dei comuni che hanno aderito al nostro progetto, alla stampa e ovviamente ai nostri dirigenti, che
il percorso che abbiamo fatto quest'anno, che è stato un percorso molto intenso. Presenteremo anche i video che abbiamo realizzato, sia dell'itinerario delle Rocche, ma anche quello ancora non definitivo dell'itinerario della Bellezza, e presenteremo le iniziative dell'anno prossimo. E sarà anche l'occasione per festeggiare insieme le festività natalizie con gli amministratori dei comuni che hanno dato fiducia alla Confcommercio e hanno riconfermato poi anche per il 2022, segno ancora una volta, insomma, che funziona e ecco, che noi stiamo lavorando molto bene. Insomma. Esatto, e che questi comuni, diciamo, non sono abbandonati a se stessi, ma sono coinvolti in un unico grande itinerario che appunto tocca tutti questi piccoli comuni. Poi, tra le varie iniziative che organizzate, parlate di turismo, parlate di bellezze del nostro territorio. A Fano, ad esempio, l'11 novembre farete un incontro, un approfondimento sul turismo. Perché è stata scelta Fano? Ma c'è stata una motivazione, che è la necessità di parlare di infrastrutture, quindi avremo l'assessore regionale Francesco Baldelli a Fano, perché Fano è il terminale della Fano-Grosseto, quindi parleremo di questa importante arteria stradale che collegherà la nostra regione, quindi l'Adriatico, al Tirreno, e con le novità della nuova impostazione che la Regione Marche, col Presidente Acquaroli e Baldelli, hanno voluto dare a questo tracciato, che come sappiamo è la grande incompiuta della nostra regione. C'è quindi una richiesta forte da parte degli operatori turistici di Fano di approfondire questa tematica, ma sarà l'occasione anche per parlare degli altri investimenti infrastrutturali che la Regione Marche sta portando avanti, dalle strade ferrate, insomma, dalle ferrovie. Proprio in questi giorni sono state queste importantissime giornate di riapertura provvisoria della tratta ferroviaria Ancona-Fabriano-Pergola. Io sono molto felice di questa iniziativa, anche perché l'agenzia Criluma di Ancona, che peraltro è associata a Sumito, la nostra associazione di tour operator, ha gestito questi percorsi turistici, e anche domenica scorsa c'erano 190 visitatori venuti in treno per andare a visitare il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola. Quindi parleremo anche della Fano Urbino, ovviamente, e di tutte le altre investimenti infrastrutturali che la Regione sta portando avanti, compreso il perfezionamento, il completamento della ciclabile Gabice Mare San Benedetto del Tronto. È importantissimo avere delle infrastrutture comode al turismo, ma anche dei mezzi di collegamento per arrivare nei nostri luoghi, perché spesso la Regione Marche è stata per tanto tempo un po' difficile da raggiungere, quindi l'amministrazione regionale dovrà assolutamente impegnarsi, come già sta facendo, per far sì che questa regione sia vissuta e sia accessibile da tutte le parti d'Italia, ma anche del mondo. Sì, e nella Regione Marche credo che la provincia di Pesaro Urbino sia stata negli anni la provincia, l'area più dimenticata dal punto di vista infrastrutturale. Se pensiamo che il completamento della Quadrilatero ha favorito l'area centrale delle Marche, e anche con il trasferimento di molti turisti che dal Lazio e dall'Umbria prima venivano a Fano, Marotta, e adesso invece vanno più al centro-sud, e quindi abbiamo necessità di perfezionare la rete infrastrutturale nella nostra provincia. Mi pare che la Regione Marche, con il Presidente e l'Assessore Baldelli, abbia le idee molto chiare e anche le stia portando avanti con grande decisione. Il 25 novembre sarai a Pestum, ma nello stesso tempo sarai collegato per un altro evento. Partiamo da Pestum, bellissimo posto, è proprio il posto ideale per parlare di archeologia. Sì, Pestum è la sede ormai da diversi anni della Borsa Internazionale del Turismo Archeologico. Noi come Confcommercio
Marche Nord, abbiamo già un'esperienza dell'ultima fiera fatta, perché l'anno scorso purtroppo causa Covid è stata annullata, ma nella precedente noi eravamo presenti con un nostro stand e ci risaremo anche quest'anno con uno stand di Confcommercio, ma anche, ci sarà anche la Regione Marche che ha definito la propria partecipazione. In questa occasione presenteremo la nuova edizione dell'itinerario archeologico nell'itinerario della bellezza, perché lo ricordo, l'itinerario della bellezza è un grande contenitore all'interno del quale noi ci sono vari itinerari, esatto, vari che cluster, via via noi andiamo a realizzare. Sì. E il nuovo itinerario archeologico, che proprio in questi giorni è in fase di stampa, e ci sarà anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, che presenterà le iniziative del comune di Pesaro che ci saranno nel 2022, tra cui anche la riapertura finalmente del museo, del nuovo museo oliveriano. Sì. E poi appunto quello stesso giorno tu sarai in collegamento, perché poi alla Confcommercio accadrà un'altra cosa, un'altra iniziativa, perché le iniziative, questi confronti sono sempre molto importanti, Amerigo, perché sono momenti di confronto, di dibattito, ma soprattutto anche di aggiornamento su quello che si sta facendo nel nostro territorio. Il 25, e noi ci saremo anche noi chiaramente di Rossini TV, quindi poi vi daremo contezza, 25 novembre alla Confcommercio ci sarà questo incontro dove sarà presente l'amministrazione regionale, il consiglio regionale, gli assessori, il presidente Acquaroli, per parlare di cosa? Sì, sarà una giornata dedicata alla ristorazione, all'agroalimentare, alle infrastrutture e al turismo, quindi tanti temi, ecco perché avremo la presenza di numerosi assessori regionali e il presidente Acquaroli. L'occasione è perché a Pesaro verrà il vicepresidente nazionale della FIPE, che è il nostro sindacato nazionale dei pubblici esercizi, Cursano, che è anche presidente della Confcommercio della Toscana, e quindi parleremo di ristorazione e dei temi connessi alla ristorazione, da una parte le infrastrutture, dall'altra il turismo e, tema molto importante, l'enogastronomia. L'enogastronomia perché in questi mesi, in queste settimane, ci sono tante iniziative della politica regionale che affrontano questo tema, dal tema del tartufo, che è stato oggetto di una iniziativa da parte del vicepresidente Carloni, e il tema anche dalla vigna alla tavola, questo progetto che stiamo portando avanti anche noi per valorizzare il vino marchigiano. E proprio il 25 sera ci sarà un'altra tappa del nostro itinerario di vino nel ristorante Polo Pasta e Pizza, che è del nostro presidente dell'Associazione Ristoratori. Quindi sarà l'occasione per un confronto tra i nostri associati, imprenditori, con la politica regionale e con anche la visione della nazionale portata dal nostro vicepresidente Cursano. Quindi un'altra iniziativa, perché dicevi giustamente, quello che le associazioni debbono fare è consentire la promozione del territorio, sviluppare l'economia, dare a tutte le imprese la contezza delle opportunità e informazioni che il mercato offre, esatto, e anche informazioni delle iniziative, ad esempio, che fa la Regione Marche in questo caso. Esatto, infatti assolutamente le associazioni devono stare al fianco delle aziende, fare di tutto per informarle, istruirle su tante cose, perché spesso gli imprenditori non hanno sempre tempo di stare dietro a tutte le novità, i bandi, le occasioni, i corsi di formazione eccetera, mentre le associazioni appunto attive fanno questo e organizzano dibattiti, iniziative anche per far capire insomma tutte le possibilità che ci sono. Aggiungo altre due cose, allora, visto che hai accennato al ruolo delle associazioni anche sulla necessità di informare, aggiornare le imprese. Nel mese di novembre faremo 3 giornate di aggiornamento formativo a Urbino, su iniziativa del Comune di Urbino, che ci ha dato l'incarico nell'ambito degli accordi sull'itinerario della bellezza, per organizzare
dei momenti di formazione per tutti gli operatori economici, quindi non solo del turismo, su come migliorare l'accoglienza. Io credo che uno dei punti di forza di una località turistica è anche la modalità e il modo di accogliere il turista all'interno dei ristoranti, all'interno degli alberghi, all'interno dei negozi, magari anche all'interno di un taxi. Ecco, quindi come la città supporta il movimento turistico. Abbiamo queste tre giornate con un consulente formidabile, Marco Volpe, è un amico, e quindi faremo queste tre giornate. A Pesaro invece faremo, la data ancora è da definire, ma sicuramente nel mese di novembre, una giornata di approfondimento con le nostre donne imprenditrici, con Terziario Donna, riguarda i fondi comunitari, i fondi europei, quali sono, come accedere, quali sono le procedure, la distinzione tra fondi diretti e fondi indiretti. Sarà veramente una giornata di approfondimento proprio per le nostre donne imprenditrici, perché questa è la richiesta che viene dalla Presidente Caimi e dal Consiglio di Terziario Donna. Poi ci sarà anche la premiazione di Donna di Genio, sempre del Terziario Donna, ma il pubblico di Rossini TV è informato, è informatissimo, e vi daremo anche informazioni su questo. Amerigo, grazie come sempre per questi approfondimenti, ci rivedremo presto con tante altre cose, perché ci dovrei parlare anche del libro, magari quando ci rivedremo sarà anche finito il libro che stai scrivendo. No. Spero, perché siamo alla conclusione. Ieri sera ho concluso un bel capitolo. Un capitolo corposo. La chiesa di San Domenico di Cagli, che è una chiesa straordinaria con dentro delle opere eccezionali. Credo l'opera più importante di Giovanni Santi, che è la Cappella Tiranni. Ma ne parleremo. Ne parleremo, però non anticipiamo nulla. Grazie Amerigo Varotti e grazie a voi che ci avete seguito.